Ora è un momento di grande cambiamento per questo paese, credo che Arezzo possa avere un ruolo proprio perché le infrastrutture, proprio perché la riforma istituzionale che stiamo vivendo debba avere come fine ultimo quello di valorizzare i territori. Allora Arezzo in questo momento può fare la sua parte. Così Matteo Bracciali dà il via alla sua campagna elettorale per la corsa a Palazzo Cavallo. La coalizione di centro-sinistra, PD, Popolari per Arezzo, Socialisti, Scelta Civica e Arezzo in Comune è pronta a stilare con il contributo della città di Arezzo il programma elettorale. Non si può però prescindere dalla stridente attualità che si chiama Banca Etruria. Ma il Partito Democratico credo che debba stare fuori dalla questione, le istituzioni invece ci devono stare dentro. La mancanza del CDA per noi è un problema dal punto di vista della rappresentatività del territorio, quindi le istituzioni si devono in questo momento prendere sulle spalle il peso di rappresentare il territorio, di rappresentare i risparmiatori, le imprese che lavorano con la banca e i dipendenti. Fuoco incrociato di domande che poi ti ritroverai, no, nel nostro ring, quindi intanto ti alleniamo. Allora, chiesa agli archi, sì o no? Sì, ma non agli archi. Dobbiamo dare una chiesa a questa comunità, dici? Assolutamente, no, senza nessun tipo di pregiudiziali di nessun genere, però non lì, non localizzata lì. Troviamo una localizzazione diversa e la troviamo. Parliamo dell'economia, questo territorio ha perso tanti posti di lavoro, tante aziende, si può risollevare con il turismo, però bisogna correre. Quindi, parlando di turismo, bisogna chiuderlo questo centro storico o no? Il centro storico dentro le mura sì, poi c'è tutta una serie di meccanismi che bisogna trovare per farlo rendere, per viverlo, perché poi il rischio qual è? È lo spopolamento del centro storico. Se spopoliamo il centro storico poi la città si degrada naturalmente, quindi sì, ma con alcuni meccanismi che le rendano permeabili e lo rendano vivibile. Chiudiamo sempre con il turismo, tassa di soggiorno sì o no? Sì, dentro un progetto, adesso no. E poi sul tema della sanità aretina, la stoccata a PDL e Forza Italia. Io ritengo che da questo punto di vista il centro-sinistra non abbia da prendere lezioni da nessuno, perché Ghinelli & Co, vi ricordo che un mese fa proponevano di fare non tre aziende ma di farne una sola, in modo tale che la regione poteva tranquillamente legiferare e centralizzare tutte le procedure e gli atti amministrativi. Credo che cambiare dopo un mese opinione perché c'è da fare un po' di polemica politica non faccia bene. Dato che io parlo solamente in termini positivi, ritengo che l'atto di indirizzo, la mozione la debba presentare il PD che governa e ha relazioni naturali con la regione toscana, per cui da questo punto di vista se loro si vogliono aggregare rispetto alle questioni che noi poniamo siamo ben disponibili.